Ciao a tutti, benvenuti, bentornati qui sul canale YouTube UFONews GL. Oggi parliamo di un caso che, tra le altre cose, è stato richiesto anche da alcuni utenti dello stesso canale, il caso di Cabo Valdés, cioè il caso di Armando Valdés Garrido, caporale dell'esercito cileno nel 1977. Siamo davanti ad un caso storico importantissimo che riguarda una presunta abduction, cioè un presunto rapimento alieno. Il 25 aprile, per l'esattezza, del 1977, in località Pampa Luscuma, un sito montuoso e desertico tipico cileno nel nord del paese, sparisce un uomo, appunto il caporale Valdés, ma il tutto viene documentato e testimoniato dai suoi commilitoni, dai suoi sottoposti, e naturalmente danno delle informazioni che risuoneranno nel tempo fino ai giorni d'oggi come straordinarie, misteriche, enigmatiche e quant'altro. La città più vicina al luogo si trova a circa 150 chilometri. L'evento si svolge nella zona di Putre, ai piedi delle Ande, una zona dove avvengono spessissimo avvistamenti di UFO, di OVNI, come vengono chiamati in Sud America. E naturalmente siamo davanti a una spedizione militare di perlustrazione, di controllo, in una zona dove ci sono comunque ogni tanto, almeno all'epoca, banditaggio e ovviamente altri illeciti. Il giorno dell'evento, una pattuglia di 8 individui, tra cui il caporale Valdés e 7 soldati, si fa strada nel deserto nella sera e poi nella notte. Umberto Royas Bell, Ivan Robles Riera, German Riquelme Valle, Raúl Salinas, Pedro Rosales, Juan Reyes e Julio E. Royas Suárez sono i nomi dei militari che partecipano alla Pampa Luscuma, 4.000 metri di quota, al confine, vicino al confine, solo 5 km da Putre, zona appunto che confina con la Bolivia. E furono testimoni di questi fatti eccezionali. Infatti, dal cielo improvvisamente accadde e scese qualcosa. Ma andiamo un passo alla volta. Fa molto freddo, siamo nel deserto, è risaputo che la notte scende il gelo. I militari hanno trovato un punto nella zona da dove la visuale è nitida e chiara, riescono a vedere a grandi distanza tutto quello che li circonda, decidono quindi di accendere un falò per riscaldarsi al gelo notturno desertico. Ovviamente non fanno una cosa propriamente consona, perché in questo modo stanno avvertendo eventuali criminali, soldati dell'altra frontiera, eccetera, che sono presenti sul posto, ma forse è proprio quello che loro vogliono ottenere. Si riscaldano e si danno i turni per quelle che sono le guardie, che naturalmente vanno fatte durante un servizio di frontiera, un servizio di vigilanza. Alle 3:50 improvvisamente la vedetta, che era appunto di guardia, il soldato semplice Rosales, torna in direzione del gruppo principale vicino al focolare, abbandonando il punto da dove stava osservando la vallata, e va a interrompere quella che è la discussione corrente tra i vari militari del gruppo. Rosales afferma di avere visto due oggetti strani, luminosi, scendere in verticale sopra la vallata, uno in direzione delle montagne ad una certa distanza e l'altra a soli 500 o più metri rispetto a loro. Gli oggetti emanano una stranissima luce violacea e non aveva mai visto nulla del genere. L'oggetto che in qualche modo è più vicino potrebbe effettivamente essere una minaccia per loro.
E ovviamente questa luce scende sempre più in basso fino ad illuminare il terreno sottostante nel deserto cileno. L'altra invece praticamente si perde a distanza, rimanendo comunque ad un chilometraggio tale da non destare preoccupazioni, sospetti e di conseguenza nemmeno l'interesse di Valdés e il suo gruppo. Gli uomini improvvisamente alzano lo sguardo, cominciano a vedere gli oggetti e ad un certo punto è lo stesso Valdés che decide di indagare. In effetti si potrebbe trattare di contrabbandieri, di banditi, di una comitiva che sta cercando di passare il confine e quant'altro. Quindi a quel punto decide di dare l'ordine di mimetizzarsi nel terreno, spegnere il fuoco e rimanere lì in attesa di vedere un'eventuale reazione. Ma quella luce, quell'oggetto continuano a fare il proprio corso, continuano a fare le proprie cose totalmente indisturbati, senza alcun pensiero alla scomparsa improvvisa di quel focolare. E quindi alla scomparsa di quegli uomini militari armati che vi stanno davanti. Il caporale Armando Valdés Garrido, che in quel momento era appunto al comando del gruppo, viene catturato a livello naturalmente di attenzione in maniera significativa quando vede che quella luce violacea in qualche modo che si muove in modo strano, come se stesse cercando qualcosa, come se stesse sondando il terreno, accende una luce, un faro e si vedono spuntare due luci rosse a quelli che sembrano i lati di questo oggetto luminoso. Non sapendo cosa fossero quelle luci e non sapendo assolutamente nulla, essendo lì per indagare, per verificare, per evitare illeciti, per evitare invasioni del confine, eccetera, decide di avvicinarsi all'oggetto. Sono le 4:15 del mattino quando Valdés va in direzione dell'oggetto più vicino, seguito dai militari a una certa distanza, quindi va in avanscoperta. Il silenzio diventa assordante quando improvvisamente, man mano che si avvicina all'oggetto ormai fermo, sospeso a pochi metri in aria di fronte a Valdés, fuoriesce una strana nebbiolina, forse di colore violaceo anch'essa o forse colorata in trasparenza da quella luce violacea emanata dall'oggetto. Il caporale Valdés in qualche modo intima in nome di Dio, identificati, dice all'oggetto, convinto che si trattasse forse di un gruppo di persone che stavano lì ad osservare i militari a rischio di un confronto con le armi, e continua a intimare, ma vedendo che non accade nulla, decide di avvicinarsi ulteriormente. Viene avvolto letteralmente da quella nebbiolina che si espande tutto intorno fino ad inglobarlo totalmente, e mentre accade questo, comunque che permette di continuare a vedere il corpo di Valdés, improvvisamente svanisce nel nulla. Non perché viene inghiottito dalla nebbia, ma letteralmente come se fosse stato teletrasportato altrove. Valdés manca per 15 lunghi minuti. Gli uomini rimangono esterrefatti e terrorizzati nel momento in cui vedono la scena, si bloccano, non sanno cosa fare, il loro capo, il loro caporale è scomparso. L'oggetto è forse una minaccia, ma non sanno come agire, non sanno come reagire. Ma dopo 15 minuti di sbigottimento e quasi panico, nonché terrore,
Valdez riappare nella stessa identica posizione da dove era sparito. Ma c'è un particolare, una differenza fondamentale. Mentre sono passati solo 15 minuti da quando era sparito, la sua barba sembra cresciuta come se fosse stato via 4-5 giorni. È sotto shock in modo evidente. Sembra un po' trasandato, quasi ubriaco, come se fosse in stato confusionale. Mentre l'oggetto improvvisamente vola via, esattamente per come era arrivato, così come l'altro a distanza spariscono in verticale nel cielo, Valdez viene portato nel campo dove c'era il focolare, viene in qualche modo soccorso anche se non sanno cosa fare e cade in un sonno profondo. Non risponde alle domande prima di cadere in questo sonno profondo. Ad un certo punto si sveglia alle 7 del mattino e quando si sveglia dice di avere sentito soltanto una voce che gli diceva stai per partire. Dopodiché si è risvegliato che erano le 7 del mattino al campo. Sostiene di non avere alcun ricordo di quello che è accaduto nel momento in cui egli è sparito e si è ritrovato altrove. Ebbene sì, si è ritrovato altrove e vedremo adesso dalle sue parole la sua storia riguardo a questi fatti. Naturalmente siamo davanti ad un caso che, tirando le somme, ricorda moltissimi casi di abduction, anche alcuni famosi, almeno in alcune dinamiche, in alcune casistiche, eccetera. E ovviamente ricorda che quando si verificano queste cose, la sparizione ha un senso, una logica e anche un nome. Si chiama missing time, cioè ammanco temporale o mancanza per un certo lasso di tempo. Perché infatti si tratta di due fenomeni simili, paralleli, che riguardano il tempo, ma che avvengono in modalità differenti e che hanno anche un risultato differente. Naturalmente c'è un particolare. L'orologio di Valdez ha un datario e il datario segna 5 giorni dopo del giorno in cui è sparito. È mancato 5 giorni, è stato da qualche parte. Allora le domande sono lecite. Dove è stato Valdez? Forse su un'astronave? Dove è stato per 15 minuti? In un'altra dimensione? In un altro mondo? Perché l'orologio segnava quella data precisa? Perché 5 giorni dopo? E come mai, se fuori sono passati 15 minuti in cui lui non c'era, dentro a qualsiasi cosa sia, in realtà ne sono passati 5, con evidenti segni di sconvolgimento da parte dello stesso Valdez e naturalmente quella barba che era cresciuta. Se le risposte alle precedenti domande confermerebbero l'ipotesi che sia naturalmente sparito, allora la domanda più importante che ci dobbiamo porre è dove è finito? Forse un'astronave, un portale, uno Stargate, un'altra dimensione, un altro mondo, un'altra galassia. Potremmo stare qui a fare un elenco, non dico infinito, ma molto corposo di possibilità. Ma a un certo punto del mistero, quando i media amplificano in tutto il Sud America l'evento, ci costruiscono sopra e naturalmente con lo scopo probabilmente di pubblicizzare e vendere queste storie a più pubblico possibile. Mentre all'epoca che c'era c'era ancora il dittatore in Cile, il governo e i militari non sembrano dare alcun peso a questa storia stessa, al caporale Valdez e via discorrendo. Ma Valdez a un certo punto
rilascia un'intervista tra il 2001 e il 2002. Sono passati quindi circa 24-25 anni da quel 1977, quando all'insistenza di un giornalista scettico che continua a voler sapere per forza dal caporale Valdez, ormai in pensione, dove è stato in quei 15 minuti, cosa è successo, cosa ricorda, cosa ha visto, allora Valdez decide di dare una risposta secca e veritiera e gli dice: vuoi la verità? Non sono mai stato rapito, gli alieni non c'entrano nulla. Si verificò un altro fenomeno. Allora il giornalista gli chiede: quale fenomeno? Valdez gira intorno e fa capire che ne parlerà indirettamente, senza spiegare il fenomeno in sé, in un futuro libro che verrà pubblicato poi nel 2004. E dice: qualcosa di molto vicino a cosa non lo so, ma legato sicuramente alla Terra. E mi è successo per uno scopo che ho appena realizzato. Parlo di cose future nel mio libro. Le chiamano escatologia. Probabilmente si sviluppa in lui un qualche pensiero, una certa forma mentis che lo porta ad elaborare anche delle teorie e forse a darsi addirittura delle spiegazioni che non vuole discutere. Quello che gli interessa è il messaggio che lui trae come conseguenza agli eventi, e ne parlò nel libro del 2004. Il libro si intitola Alla sombra della verdad, cioè all'ombra della verità, e il titolo la dice lunga. Questo libro, uscito nel 2005, fa crollare il mito dell'abduction del caporale Valdez, e questo ha una risonanza e un peso nel mondo ufologico, nel mondo degli studi delle interazioni aliene, perché manda alla carica tutti gli scettici, tutti coloro che cercano di demolire questa ipotesi, sostenendo che è un tipico caso di scambio tra un fenomeno spiegabile, un fenomeno straordinario, paranormale, ufologico, di interazione aliena, eccetera, in realtà inesistente. Ma omettono di dire la cosa più importante. Infatti, seppur viene scongiurato il caso di abduction dalle parole dello stesso Valdez, in realtà si apre un mistero ancora più grande. E infatti ad oggi il mistero della scomparsa di Valdez, perché di quello si parla, non ha risposte, non ha una conclusione. Il caporale Valdez si era dissolto nel nulla, è stato altrove, e dichiara che in realtà lui si trovava esattamente nel posto in contemporanea e altrove, ma in una forma di tipo bilocazione. Lui riusciva a vedere e sentire tutto quello che i suoi commilitoni dicevano, e se lo ricorda perfettamente, potendo quindi confrontarsi con i suoi commilitoni a delle conferme che effettivamente, anche se non lo vedevano, lui era sul posto. Ma allora cosa è successo a Valdez? Forse non lo sapremo mai, ma ci sono delle ipotesi interessanti che si aprono, e a tal fine vi invito a vedere i successivi due video che farò, che riguardano un esperimento presunto mitologico dei bramini indiani, che riguarda una sorta di macchina di viaggi nel tempo, nelle galassie e forse anche interdimensionali, chiamata Durachapalam. E naturalmente altri collegamenti importanti con altri eventi magari attuali, e naturalmente gli esperimenti fatti da un importante ingegnere che, tra le altre cose, ha scritto anche un importante libro, l'ingegner Ferlini, che parla di improvvisa manifestazione di nebbia, esattamente come è accaduto
al caso di Valdez, ma all'interno di una struttura fatta apposta per un esperimento dove si sarebbero aperti dei portali che avrebbero fatto addirittura scomparire lo stesso ingegnere. Rimanete con me fino alla fine del video, naturalmente per i video consigliati. Vi ricordo di seguirmi anche su www.statodiemergenza.com, dove trovate i miei articoli, dove trovate i miei approfondimenti e naturalmente le mie ricerche. Vi ricordo come sempre di segnalare a gabrielelombo75@gmail.com i vostri avvistamenti UFO, paranormali, misterici di qualsiasi tipo, e che se volete sostenere il canale avete tre modalità: i super grazie acquistabili sotto ogni video, l'abbonamento al canale mensile e naturalmente l'acquisto del mio romanzo di fantascienza Cronache dallo spazio, Marte il pianeta degli antenati, su Amazon, Feltrinelli, Mondadori, insomma tutti i portali dove è possibile fare acquisti online. Si può ordinare anche in libreria. Naturalmente vi invito a rimanere fino alla fine per i video consigliati, vi invito a fare le segnalazioni perché sono importanti soprattutto in questo periodo, ricordandovi di tenere sempre gli occhi al cielo, e naturalmente scusate per la botta al microfono e quindi il rumore fastidioso, e quindi vi ricordo ancora una volta di seguire i prossimi video che forse ci daranno una risposta al caso Valdez. Ciao a tutti, ci vediamo alla prossima!